Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo dell'FST7 di Annie Rambaud, o FST7, un metodo di allenamento su cui peraltro è il metodo su cui scrissi il mio primo articolo per il project, quindi da cui partì tutta la mia attività poi di divulgatore, quindi ci sono parecchio affezionato da questo punto di vista, ed è un metodo che devo dire mi piace, mi stuzzica parecchio in generale, mi trovo a utilizzare abbastanza spesso, quindi cerchiamo di capire da cosa si basa questo metodo, come viene utilizzato, su quali principi e come effettivamente poi poterlo utilizzare, quindi delle conclusioni pratiche, perlomeno dal mio punto di vista. Però prima di iniziare io vi invito come al solito a iscrivervi qua sul canale YouTube e seguirci sulle nostre piattaforme, quindi in particolare Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, e vi ricordo che tutti questi episodi, quindi questi video, li ritrovate in podcast sulle principali piattaforme, quindi Anchor, Spotify e vi discorrendo. Quindi detto questo, FST7. L'FST7 è un metodo che si pone come scopo quello di andare a strecciare la fascia, in particolare la deep fascia, ossia la fascia profonda. Di che cosa si tratta? Generalmente la fascia in istologia è un tessuto fibroso. Ora, nel corpo umano abbiamo tre tipologie di fascia, ossia superficiale, viscerale e profonda, e a noi interessa proprio quest'ultima, ossia la fascia profonda, che sostanzialmente è una membrana fibrosa che riveste il muscolo. Ora, l'idea di base di Rambaud è che la fascia è una determinante sulle nostre potenzialità di crescita muscolare, nel senso che più questa fascia che riveste il muscolo è stretta anche da un punto di vista genetico, quindi va a comprimere il muscolo, meno il distretto muscolare può avere margini logicamente di crescita per espandersi. Quindi l'idea dell'FST7 è di porsi come metodo per andare a, diciamo, passatemi in termine, slabrare questa fascia, quindi renderla molto più elastica, quindi aumentare le potenzialità di crescita del tessuto muscolare. Questo sostanzialmente viene fatto con un forte pump, poco recupero, e Rambaud va a utilizzare, poi vedremo nello specifico, sia metodologie di stretch forzato, quello in realtà anche un po' meno, ma sia soprattutto delle statiche, quindi delle posizioni statiche di squeeze del distretto muscolare interessato. Allora, però, detto questo, cerchiamo di analizzare in primis il metodo secondo quelle che sono le quattro variabili di allenamento. Allora, innanzitutto il volume. Ecco, sull'FST7 il volume è medio-alto per i versi stretti. Molto interessante il fatto che Rambaud, se andiamo a vedere poi i suoi programmi nello specifico, differenzia molto tra distretti carenti e distretti avanti, optando per una monofrequenza sui distretti che stanno avanti e un allenamento in multifrequenza per i distretti che stanno avanti. Quindi a livello di splittaggio sono molto interessanti le split che propone Rambaud. E detto questo, il volume logicamente per i distretti carenti è tendenzialmente più elevato, e questo è interessante. Consideriamo che l'FST7 di base si concentra su questo round, se vogliamo definirlo così, composto da 7 serie allenanti, 4 o 7, dipende dallo stato avanzato o meno dell'atleta, quindi 4 o 7 serie allenanti di pompaggio estremo. Quindi già questo è un round che noi inseriamo nel nostro workout, e poi logicamente il workout è composto di altra roba, quindi capiamo bene che se questo lo ripetiamo per due volte a settimana il volume è veramente medio alto. Per quanto riguarda l'intensità di carico, in realtà media, diciamo che Rambaud lavora normalmente sul range ipertrofia. La cosa interessante è che per questa FST7 non utilizza carichi troppo bassi, ma lui cerca di salvaguardare in qualche modo il carico, quindi parte da un 8, 10, massimo 12 RM e lavora su quello. In alcuni casi va a modularlo per far fronte alla fatica accumulata durante le 7 serie, quindi per esempio alla quarta, quinta, in cui mi escono magari soltanto 3 ripetizioni, diminuisco il carico e torno a farne 6-8. Intensità percepita è veramente molto molto alta. Possiamo dire che la variabile target dell'FST7, anche se poi vedremo che le logiche del metodo sono tutt'altre e sono giustificate in altri modi, comunque Rambaud punta molto molto sull'intensità. L'FST7 spesso prevede che questo round non sia composto da un singolo esercizio ma anche da un superset, quindi per esempio in FST7 faccio 7 round di pressa in superset con la leg extension, tutto portato all'esaurimento, alla morte, con 30-40 secondi di recupero, quindi capite che si punta molto sull'intensità percepita. La densità per questo round è logicamente molto bassa, perché si parla per l'appunto di 30-40 secondi di recupero. È un workout standard in cui viene inserito questo round di 4-7 serie. Passando a parlare invece dei parametri di allenamento, come abbiamo detto, la cosa più interessante dell'FST7, quando andiamo a vedere proprio come lavora Rambaud, è lo splittaggio e la frequenza di allenamento, nel senso che c'è una forte suddivisione tra distretti carenti e distretti che stanno avanti, quindi le split sono molto interessanti e Rambaud normalmente lavora con monofrequenza per i distretti che stanno più avanti, invece un allenamento in multifrequenza per i distretti che stanno indietro. Quindi questo generalmente per quanto riguarda i parametri di allenamento, poi non ci sono cose più specifiche.
specifiche da evidenziare. Ora, qualche conclusione in merito. Allora, va detta una cosa, l'FST7, come molti altri metodi di allenamento, sono metodi che vengono inseriti ed utilizzati molto nell'ottica di sostegno farmacologico dell'atleta, nel senso che quando sto di fronte a un atleta che è supportato a livello farmacologico, secondo molte scuole di pensiero, estremizzare lo stress metabolico, generalmente il pump e l'iperemia nel muscolo, soprattutto quando si è supportati da peptidi, è un'ottima strategia, e in questo senso l'FST7 segue questo filone. Quindi, se vogliamo trovare sostanzialmente una logica dietro l'FST7, è questa. La fascia è molto difficile espanderla, e diciamo che avviene quando ci sono situazioni traumatologiche, ok? Quindi non è che semplicemente vado a fare un pump esagerato, automaticamente la mia fascia si espande, miglioro i miei margini di crescita muscolare. Questo è assolutamente scorretto da un punto di vista fisiologico. Vi rimando comunque all'articolo che ho scritto per i project, in cui entro più nello specifico nella diciamo istologia della fascia e logicamente in quali sono i motivi per cui questo metodo non ha e non può avere questa giustificazione. Detto questo, dal mio punto di vista il metodo di Rambod, se poi andiamo a vedere la messa in pratica sugli atleti, quindi le schede che lui prepara agli atleti, è interessante, perché l'FST7 deve essere visto, come anche il Gironda, come uno schema. Si ha uno schema di 7 ripetizioni, poi possono essere 7, possono essere 8, possono essere 6, capite bene che qua può essere di tutto, insomma sono numeri scelti così, se vogliamo, random, sono numeri scelti random. E però è interessante inserirlo non soltanto come layout, come molti fanno, cioè nel senso l'idea di base, ok, faccio il mio workout e poi alla fine inserisco 7 serie, così a cedimento, boom, il volume aumenta logicamente e vado a creare tanto stress sul muscolo e faccio questo mio layout burnout finale, bello, molto bello. Però in realtà quello che preferisco fare io nell'utilizzo dell'FST7 è di utilizzarlo come starter, e questa è una cosa che anche Rambod fa, per i distretti piccoli su cui conviene creare tanto stress metabolico. Un esempio, come starter per i tricipiti faccio un push down, magari trovo un 10 RM, 7 serie su questo 10 RM a cedimento. Quando inizio a faticarmi, invece di droppare il carico, faccio un drop meccanico, quindi faccio il bent over push down, quindi inizio push down, arrivo a cedimento e poi faccio bent over push down, 7 serie così, 40 secondi di recupero. In mezzo inserisco o uno stretch o anche un iso hold in cui cerco di strizzare il tricipite indipendentemente dal carico, quindi metto in questa posizione, strizzo per una decina di secondi, e sicuramente alla fine di queste 7 serie il tricipite sarà caldo, sarà pieno di sangue e l'allenamento successivo sarà molto molto più intenso, più bello, avrò una migliore percezione di distretto muscolare. E allo stesso modo, in tutti i casi in cui voglio cercare di creare tanto tanto stress metabolico sul distretto, questo è sicuramente uno schema che può essere utilizzato come starter ed è molto interessante. A me personalmente piace parecchio. Io poi utilizzo molto i 6x6, quindi 6x6 con 30 secondi di recupero, quindi alto carico iniziale che va a essere modulato, oppure 7 serie a cedimento, l'8x8 di Gironda, insomma sono tutte metodiche che possono essere inserite, però dal mio punto di vista non devono monopolizzare la vostra sessione. Quindi va bene nel caso in cui volete cercare di congestionare tanto volume in poco tempo, però nella maggior parte dei casi io dico sempre che quello che dovete cercare di fare qual è? Quello di ridurre il vostro volume di allenamento a parità di stimolo che riuscite a dare, nel senso che io il mio stimolo di adattamento ipertrofico voglio darlo non tanto con queste 12 serie allenanti di petto per esempio, ma voglio riuscire a dare lo stesso stimolo con 8 serie allenanti, 6 serie allenanti, ok? Questo sicuramente non è permesso a queste metodologie, perché si lavora tanto sullo stress metabolico, ma è permesso da quello che è il lavoro sui top 7, e per questo voglio rimandare al video sull'alta intensità in cui spiego un po' il discorso. Ecco, da questo punto di vista non mi piace spendere troppe serie allenanti sullo stesso esercizio, sullo stesso stimolo, ma preferisco esaurire lo stimolo nel minor numero di serie allenanti possibili. Quindi per esempio, se faccio una Smith incline press per il petto, io voglio in una, due massimo serie allenanti esaurire tutti gli stimoli possibili, quindi tanto danno muscolare, tanto stress metabolico, enfasi sulle ripetizioni eccentriche, tanto TUT, quindi tanta tensione meccanica. Se riesco a farlo in due serie allenanti, vuol dire che in due serie allenanti basta, ho fatto tutto quello che devo fare su questo esercizio, ho esaurito gli stimoli, e poi di nuovo, se voglio aumentare il volume, magari inserisco un esercizio aggiuntivo che mi rappresenta uno stimolo aggiuntivo. Quindi questo per dire cosa? Che queste metodologie non devono monopolizzare il vostro modo di lavorare, perché hanno questo grande contro, ossia che vi fanno esaurire tante energie sullo stesso identico stimolo,
Per cui, come contestualizzarle? Ecco, dal mio punto di vista vanno contestualizzate laddove l'unica cosa che ricerchiamo, vuoi perché è un workout di richiamo, vuoi perché è un distretto in cui si presta meglio, l'unica cosa che ricerchiamo è tanto stress metabolico. Vogliamo stress metabolico? Vogliamo quello? Allora, queste metodologie, porca vacca, sono veramente, veramente interessanti e brillanti. Ricordatevi di provare ad utilizzarle all'inizio della vostra sessione di allenamento invece che alla fine. Quindi detto questo è tutto per quanto riguarda l'FST7, l'ho fatto anche oggi, quindi è una metodologia che sicuramente utilizzo, che sicuramente mi piace e vi invito assolutamente a provarla. Vi invito anche a scrivere qua sotto cosa ne pensate, se l'avete provata, per restare nel nostro confronto e logicamente a farci tutte le domande del caso, perché mi metto là e rispondo a tutto quanto e mi fa super super piacere. Quindi detto questo, vi rimando al prossimo episodio.